Pescara Cremonese 0-0, due opportunità importanti per la Cremonese nel primo tempo, il colpo di testa di Arini, quindi sugli sviluppi di un corner che si era procurato la Cremonese per la deviazione in angolo su una girata di Soddimo da parte di Fiorillo, e poi sul finire di tempo punizione calciata in maniera magistrale dall'ex Lanciano Piccolo, colpo di testa di Mogos, strepitoso Fiorillo che ha alzato sopra la traversa. Non bene Machine nel ruolo di esterno alto del tridente offensivo. Nel secondo tempo ha provato la carta a capone il tecnico Pillon dopo i primi 20 minuti di gioco, ma le occasioni più nitide le ha avute sempre la Cremonese per due volte con Piccolo. Prima da un errore del Pescara l'ex Lanciano è andato al limite dell'area di rigore a tu per tu con Fiorillo, ma ha calciato male, poi ha piazzato la punizione sotto l'incrocio, ma è stato fortunato il Pescara perché la palla ha toccato il legno e poi è rimbalzata in campo. Il Pescara si è reso protagonista con un'incursione di Brugman spostato nel ruolo di mezzala, ma il suo tiro cross non è stato concretizzato poi da Marras, soprattutto qualche minuto più tardi di altro inserimento della mezzala Memushai, cross basso, capone ha tagliato sul primo palo quando la palla ha attraversato tutta l'area di rigore. Nel finale è entrato del sole, ma non è riuscito a incidere nei minuti di recupero. Curiosità, il direttore di gara ha interrotto il match quando la Cremonese stava per battere il calcio d'angolo. Molto fiscale il direttore di gara Guccini, passati 4 minuti di recupero, ha decretato la fine del match. Pescara Cremonese 0-0.